Rieccomi qua con voi. Insomma, lo sapete, alle 11:30 parte lo spettacolo vero e quindi grandi ospiti, grande ospite. Oggi finalmente una bionda, perdonami, lo Ciao, devo siamo dire. due bionde. Esatto, quindi attenzione, attenzione. E insomma, sì, Federica Peila, grazie di Ciao, essere ma grazie a arrivata voi, sai che qua. sono felicissima, mi sono svegliata nonostante il tempo grigio, felice. Sapevo che anche oggi sarebbe stata una giornata in rosa perché venivo da Ma guarda, allora, intanto io invece mi sono svegliata un po' grigia e devo dire che questa tua entrata invece mi ha finalmente donato il sorriso in questa giornata un po' così, un po' uggiosa, un po' uggiosa, diciamola, no? sì, ma noi qua ci divertiamo. Ma noi sempre, in realtà. Primo, ci divertiamo perché siamo donne. Secondo, ci divertiamo perché siamo bionde solo quando vogliamo noi, Grande. ok? E terzo, ci divertiamo perché facciamo televisione, giusto? Brava, brava, facciamo quello che ci piace. Esatto. Allora, facciamo quello che ci piace. Tu fai un sacco di cose, però io oggi mi ero preparata sulla tua parte wedding planner, perché intanto devo ammetterlo, è una professione, nel vero senso della parola, perché non ci si improvvisa. Bravissima. Prima cosa da dire, assolutamente. Esatto, però è una professione molto particolare che mi ha sempre incuriosita tantissimo. Sì, secondo me tu tra l'altro la faresti molto bene, perché non si sa mai per il futuro, perché io ho un'accademia che tiene i corsi per le future wedding planner e la prima cosa che dico alle future wedding planner, alle allieve, alle aspiranti, eccetera, è che per diventare wedding planner, siccome è una professione particolare, come dici tu, bisogna essere un po' svitate, un po' matte. Se sei una persona normale devi andare a fare un'altra cosa e non fai la wedding planner, questo No, ma tra l'altro, sicuramente. la prima cosa, hai appena detto, secondo me tu potresti farlo, Sì. mi è venuta in mente un film, mi sembra con J.Lo. Con Jennifer Lopez, bravissima, che si Eh? intitolava proprio The Wedding Planner. Esatto, che in italiano è Prima o poi mi sposo, una cosa Allora, del genere, no? sì, diciamo che il titolo non fa una grande pubblicità alle wedding planner, perché l'hanno tradotto Prima o poi mi sposo, perché nel film la wedding planner a un certo punto ruba il marito alla sposa, che non Ma è non una la cosa mettiamo bella. proprio così, anche perché voglio dire, lui era un certo Matthew McConaughey, che insomma. Ma infatti, quando qualcuno mi fa la domanda e mi dice ti è mai successo che... Allora, prima di tutto rispondo che se anche dovesse mai succedere non lo direi pubblicamente perché avrei finito di E vorrei ben lavorare. vedere. Ma non è mai successo per tante ragioni. Uno, la battuta è che chiaramente incontrare un figaccione del genere non è proprio comune. No, proprio non capita, cioè Non io l'ho capita. Esatto. cercato dappertutto Matthew McConaughey, ma non l'ho trovato. L'ho visto solo durante la sua serata degli Bravissima. Oscar. E beh, almeno l'hai visto, dai. No, ma poi al di là di tutto io ti dirò una cosa. Io instauro un rapporto con le donne, con la sposa. Certo. Prima di tutto perché la sposa è colei che conta. Lo sposo non è nient'altro che un accessorio della sposa, Quanto mi piace. fondamentalmente. Coco Chanel diceva che l'uomo è un accessorio della donna, io dico che lo sposo è un accessorio della sposa. E poi comunque la sposa è la sposa, quindi io mi interfaccio con lei e instauriamo anche dei bellissimi rapporti di amicizia, perché viviamo comunque 7, 8, 10 mesi insieme, organizzando la cosa più importante della sua vita in quel momento, e quindi Ma è così instauriamo un grande lunga rapporto. l'organizzazione di un Anche di matrimonio? più, Si vede che non mi anche sono di più. sposata. Ma tu, secondo me, conoscendoti un po', saresti la classica sposa anomala che organizza il proprio matrimonio in 3 mesi. Non ti ci vedo a Io pensavo partire i un tre anno giorni. prima. Ma 3 giorni non ci sono i tempi tecnici, il minimo, vero. dai, diciamo così, 2 o 3 mesi. No, no, sta No, venendo caldo comunque. Io dico, parlare di sarà che. matrimonio? Comunque ho delle spose che vengono da me anche 2 anni prima, sai? Cioè, fanno tempo a lasciare. Ma Fare talvolta vedere, guarda, succede. c'è un'immagine. Io ho rubato immagini Sì, che così, bello, no? E vediamo. questa è un'immagine. Tu metti Federica Peila su Google, è una delle prime immagini che viene Sì, fuori. l'attenzione ai dettagli la Esatto. interpreto io, E sì. infatti io l'ho trovata, cioè, a parte che, vabbè, io come moltissime donne amo le Ami le scarpe. Sì, scarpe. anche se oggi non mi guarda, ma tanto non si vede, quindi. Però sono un Comunque sono amante sempre delle. belle. Insomma, sono delle sneakers. Comunque, sono un'amante appunto delle scarpe e queste le ho trovate veramente molto Molto sciccose, delicate, sì. esatto, Sì, e sì, molto sì. delicate. Sì, ma infatti quello che contraddistingue molto la mia agenzia è cercare di fare sì chiaramente ciò che desiderano le spose, ma di arricchire il quadro con delicatezza ed eleganza, perché negli anni siamo arrivati proprio a capire come semplici dettagli possano proprio completamente cambiare il risultato. Senti, esiste un, io immagino, un bon ton, un Sì, galateo caspita, io ho scritto del anche un libro, sai, matrimonio. sul bon ton. Ma Sì. aspetta, ma pensavi mica di non Ma trovarmi sei preparata? preparatissima! Eccolo qua! Ovviamente in rosa completamente.
E tra l'altro il titolo è stato ciò che per me è stato più difficile trovare, cioè ho fatto più in fretta a scrivere il libro che a individuare il titolo. E professione wedding, esatto, mi piace molto parlarne con te, è un onore anzi. Professione wedding planner da sogno a realtà, intanto perché io adoro la parola sogno. Uh-huh. Io sono una sognatrice, ho ancora tantissimi sogni. Pensa che stamattina una uh-huh. persona cattiva mi ha detto che non realizzerò mai i miei sogni. Ma stai scherzando? Te lo giuro, mi ha detto che non realizzerò mai i miei sogni perché sono troppo vecchia e ho troppo poca esperienza e ho delle ambizioni troppo grandi. Lo fai venire qua che avrei due cose da dirgli sì, o da dirle, non so. È veramente cattiva perché sì, i sogni non si calpestano mai, perché può anche essere vero, magari i sogni possono essere troppo ambiziosi, ma intanto ciò che conta non è arrivare al risultato. Io dico sempre che è il percorso che fai, che poi ci arrivi o no, ma chi se ne frega, facendo il percorso sei già cresciuta, sei già migliorata, sei migliore di quella che è rimasta ferma perché non aveva sogni, quindi chi se ne frega. Poi già tanto comunque avere un sogno, sì. Io voglio dire, perché non è così semplice trovare qualcosa che desideri veramente tantissimo e magari ci metti anche anni comunque a realizzarlo, sia sì. come progetto che poi eventualmente. Ma infatti come... io ho fatto un'escalation di sogni, nel senso che io nasco come organizzatrice di eventi sportivi e quello era proprio il mio sogno. Io, è la mia donna. Io mi sono laureata allo IULM e poi ho fatto un master in tecnica e organizzazione eventi sportivi e ho fatto quello per un sacco di anni. Finché sono finite le Olimpiadi, chiaramente il comitato olimpico chiude, eravamo tutti disoccupati e io mi sono anche messa... Anche io, anche tu, l'ho fatto anche io all'Olimpiadi. Sì. Vabbè, da belle disoccupate ci siamo messe in gioco. Certo. Quindi ho aperto la mia agenzia pensando di fare un po' di tutto come eventi, eccetera. Poi sono diventata per Torino un po' il punto di riferimento del wedding planning. All'inizio mi dicevano tutte le stesse cose che mi dicono adesso, per cui mi dicevano, ma dove devi andare? In Italia le wedding planner non lavorano, non avrai mai successo, fai questi sogni assurdi. Alla fine la mia agenzia oggi è un'agenzia leader in Piemonte, facciamo una marea di matrimoni, siamo anche brave. Come si chiama? Si chiama Innocenti Evasioni. E dove si trova? Siamo in Piazza Massawa. Ok, perfetto. Ovviamente a Torino. A Torino, sì, okay, sì. Ok, se vogliamo lasciare anche il numero di telefono, guarda che qua è... E qua è super... Sì, qua è spazio aperto. Fantastico. Assolutamente. Sì. Allora, intanto, molto importanti sono i miei social, quindi seguitemi su Facebook e su Instagram, perché io posto un sacco di foto dei miei lavori, una più bella dell'altra, posto le mie opinioni, eccetera, eccetera. Quindi i miei social sono ciò a cui io tengo di più. E poi se mi volete anche chiamare dal 335-70-096826, io do anche un sacco di consigli telefonici. Allora, se non l'avete segnato il numero di cellulare, non c'è problema, perché io vi sto facendo vedere proprio in questo momento con i nostri potenti mezzi il sito Innocenti Evasioni, sì. giusto, che in realtà il sito è federicapeila.it, Peila con la Y, mi esatto. raccomando, e c'è il numero, e c'è di anche telefono. Il numero, se hanno bisogno, allora, assolutamente esatto. molto volentieri, ma ti ripeto, anche solo per dei consigli. Sia legati al matrimonio, poi io sono anche una beauty consult, quindi anche per tutto ciò che concerne bellezza, benessere, io ci sono. Uh-huh. E ti stavo dicendo sui sogni, erano ridicoli i miei sogni di diventare wedding planner e lo sono diventata. Poi è successo qualche tempo fa che mi è stato proposto di condurre un programma televisivo sui matrimoni. Uh-huh. Io ho detto di sì. La sera sono tornata a casa, ero tristissima. Perché? Ho dovuto analizzarmi, perché mi sono detta, ma come? Un'opportunità che tutte vorrebbero cogliere e io mi trovo in casa mia con i miei gatti addosso a farmi consolare perché sono triste. Ho capito che avevo bisogno di qualcosa di più. Il wedding planner mi ha riempito la vita, mi riempie la vita tuttora, ma io sono qualcosa in più rispetto a una persona che fa solo matrimoni e parla solo di matrimoni. Io sono molto in rosa in generale, ho anche un tatuaggio con scritto Life is Pink, vivo in una casa tutta rosa, un ufficio tutto rosa, chi mi conosce lo sa, perché mi piace il mondo femminile. E quindi ho fatto una controproposta a chi mi propose di fare questa cosa e chiesi, grazie per la fiducia, ma io vorrei fare un programma dove si parla anche di matrimoni, ma dedicato alle donne a 360 gradi. Mi è stata data fiducia e oggi ho questa fortuna di condurre un programma per le donne dove io ti voglio assolutamente mia ospite. Ok, credo. Io verrò assolutamente, noi ovviamente non diciamo dov'è il programma, però il nome del programma invece sì. Che si chiama? Pink and the City. Riferimenti ovviamente, sei una fan? Da morire, mi hanno detto che adesso... Hai trovato il tuo Mr. Big? Allora, è una domanda difficile, nel senso che più o meno sto vivendo lo stesso percorso di Carrie Bradshaw. Nel senso che pensavo di averlo trovato e poi invece mi ha un po' voltato le spalle, sì. Ah, in quel senso? Sì, quindi sono come Carrie.
Allora, vediamo se poi ce lo racconterai, se come Carrie nel film arrivi poi invece a convolare. Esatto. Molto bene, però Carrie è anche passata, te lo ricordo, non solo attraverso Mr. Big, ma anche attraverso un certo Jon Bon Jovi. Per cui io mi ricorderò tutta la vita quell'episodio. Lei ha una vita bellissima, intanto scrive anche lei. Lei scrive, assolutamente. E scrivere è già una cosa che ti riempie proprio la vita. La macchina, poi parte, arriva anche all'Apple, mi sembra che abbia sì, un MacBook. Sì, alla fine no? Sì, cioè, alla fine al MacBook. Però inizia con la macchina. Inizia con la macchina da scrivere che fa quel rumore, che insieme al rumore della pioggia sono i due rumori più belli al mondo, fondamentalmente. Ha un gruppo di amiche fidate. Ed è molto bello che siano tutte persone così diverse l'una dall'altra. Bellissimo. Perché io, per esempio, sia nella vita privata, per le amiche che frequento, sia in trasmissione, tendo a mettere insieme persone differenti. Perché intanto mi piace molto un concetto che è spesso sconosciuto, cambiare idea. Cambiare idea è sinonimo di intelligenza in una maniera incredibile. Invece molte persone quando cambi idea ti dicono, vedi, non hai le idee chiare. No, invece la cosa bella è avere un punto di vista, ma se qualcuno ti dà dei punti di vista differenti che reputi intelligenti, ma perché non cambiare posizione? Assolutamente, sono assolutamente d'accordo, non avete idea di quante volte io ho cambiato idea, scusate il gioco no, di parole. No, non faccio fatica a crederlo, vita, sai? Sì, assolutamente. Assolutamente. Anzi, vado molto fiera e lo dico anche quando cambia, a volte sbaglio e ammettere di aver sbagliato, ragazzi, non è una roba pazzescamente atroce, cioè anzi, succede. È proprio ciò che ci permette di migliorare. Ok, sì, ho sbagliato, mi rialzo, cercherò di fare tesoro di questo errore, spero di non aver fatto male a nessuno sbagliando, certo. Per il resto, pazienza, cosa dobbiamo fare? Siamo ma bionde, sì, poi sbagliamo tantissimo, ma perché facciamo tante cose? Esatto, infatti, soprattutto anche sul lavoro, io dico che chi lavora sbaglia, perché ovviamente, ed è un'altra cosa che apprezzo moltissimo quando collaboro con qualcuno, ed effettivamente può succedere, insomma, di non essere perfetti, poi sì. La perfezione non esiste, ragazzi, non esiste, è così bella l'imperfezione, brava. Secondo me, sì. È proprio una cosa che sì, ci sì, rende sì. Anche unici, e quindi lo salutiamo. Dai, sì. Ok, solo col nome. Va bene. Ciao Livio. Tanto unico. Livio è Livio, è unico. Livio per è cui, Livio. Anzi, esatto. Grazie Livio per avermi fatto venire qua, perché in fondo all'inizio l'invito è arrivato da lui, quindi assolutamente. Grazie. Sì, sì, assolutamente. Sono felicissima. Allora, quindi dicevi, fatto un sacco di cose, sì. Hai il tuo sito, Innocenti Evasioni, sì. Hai scritto un libro sì. Che io rifaccio vedere, perché poi qua è quasi un attimo, riuscire a fare le cose, bla bla bla, eccolo qua, copertina, eccolo ricorda qua. Come si intitola? Sì, Professione Wedding Planner da sogno in realtà. E voilà. E ho un'accademia conduci. Che insegna le ragazze a diventare wedding planner e conduco un programma che tra poco diventeranno due, ci sarà anche un altro nuovo programma sulla salute e la bellezza, quindi come vedi sempre molto in rosa dedicata alle donne. Assolutamente. E quindi questo è quanto. Poi ho realizzato anche una linea di magliette che si chiama Pink T-shirt. Non l'avrei mai detto. Che sono veramente molto molto carine, che si dividono tra le magliette come mi sento oggi, quindi ci sono alcune dove, per esempio, in base alla giornata, oggi mi sento pericolosa, oggi mi sento dispettosa, insomma lo comunico trovare? Un po' al mondo. Guarda, la prossima volta che ci vediamo mi dici quale ti piace di più o come ti vuoi sentire, io te la porto io. Sì, però io voglio sapere le nostre amiche a casa, le dove nostre le amiche trovare? Le possono trovare sui miei social, assolutamente, sulla mia pagina di Facebook, c'è addirittura proprio il canale di vendita, di acquisto, eccetera, quindi le trovano lì e sono carinissime. Come oppure social? C'è anche Alina Jador. Federica Peila o? Sì, allora Federica Peila, sì, come Federica Peila mi trovate sia su Facebook che su Instagram. Ok, sì. Senti, io invece per quanto riguarda il matrimonio, siccome sì. Sono una curiosona, poi sì. Sai, quando appunto le cose in realtà non le hai provate, ti rimane un po' la curiosità, no, la curiosità, io vorrei sapere, sì. E soprattutto magari puoi dare anche qualche consiglio. Molto volentieri. Che cosa evitare? Che cosa evitare? Sì. Il condizionamento. Allora, evitare di fare le cose perché sai che fa piacere a qualcuno, perché qualcuno ti condiziona. Il matrimonio deve essere semplicemente un modo per far capire alle persone ciò che tu hai dentro, deve rispecchiare te stessa, la tua personalità prima ancora dei tuoi gusti. Quindi se tu decidi di sposarti con i capelli rasta e hai i tatuaggi, non te li coprire, non cambiare pettinatura perché qualcuno ti dice che è meglio così per il bon ton. E ve lo dice un insegnante di bon ton. Il bon ton è una materia fantastica perché è intelligente, democratica, perché ti dice il bon ton è giusto conoscerlo, dopodiché è intelligente trasgredirlo.
Perché l'importante è trasgredirlo per scelta e non per ignoranza. Nel momento in cui tu sai che il bon ton direbbe così, ma per te è meglio in un altro modo, o per qualcuno per te è meglio in un altro modo, fallo. Quindi seguite il vostro istinto, seguite la vostra natura e non vi fate condizionare su niente. Questo è in linea generale, sì. Comunque, poi ovviamente sono... Poi, torni a trovarmi. Ma guarda, quando vuoi, perché mi sono divertita tantissimo e tu mi piaci veramente tanto. Hai tantissime cose da raccontare, quindi adesso abbiamo, secondo me, solamente assaggiato un po' la superficie. Però poi torno molto magari... volentieri, tu verrai da me. Assolutamente sì. Gemellaggio. Ok, io ringrazio tantissimo Federica Peila, wedding planner e non solo, di essere venuta qui a trovarmi.